avrebbe saputo dire se la sua opera era venuta senza mezzo torto, poiché nessuno avrebbe potuto affermare con certezza se quando era arrivata lo aveva trovato giovane o vecchio. Tanto più che tutti si ricordavano di lui e di lui che non era stato né l'una né l'altra cosa. Dal momento che era scomparso, dalle case, dai monti, e anche dai sentieri, all'improvviso e senza una parola, né per salutare né per lasciare segno di una traccia, tutti, nessuno escluso, lassù a quei luoghi, si erano dimenticati di lui e della sua esistenza. Così era potuto accadere che ora, tra quelli che lo accompagnavano, pochi per la verità, che in altri tempi non sarebbero bastati a portarlo a spalla, se non si contavano le donne, ci fosse perfino chi non aveva solo dovuto sforzarsi la memoria e la fronte per ricordarsi di lui, ma anche darsi dello stupido per averlo dato per morto da un pezzo. Lui comunque non se la sarebbe presa. E questo è l'unico fatto che poteva essere considerato certo a suo riguardo, tanto più che le cose, le ultime a cui aveva pensato, stavano andando proprio come le aveva desiderate ed evocate con la mente. Non per se stesso, ma per quella parte che non gli uomo rimane e lo fa sentire tutt'uno con i posti dove è nato. E perché tutto avrebbe dovuto prendersela? Non erano forse ancora l'aria, vetri, alti, scure, dritti, tutti intorno della nuova vicenda del cimitero. E i raggi del sole che ora si abbassava alle loro spalle non li rompevano in mille punti sparpagliando la loro luce rossa in ogni direzione, tra l'ombra degli alberi, tra i fiori e anche tra le erbacce. E la notte, a sentirli cambiare solo dei colori che tornano sempre gli stessi, a seconda delle stagioni, non incontrava da qualunque parte una voltasse le sue mani. E dunque, poco mi sarebbe importato se tutto questo da laggiù non l'avrebbe potuto vedere. Tutto ciò accadeva al termine di una giornata dove la primavera somigliava talmente ancora all'inverno, lassù, in quei posti, che nonostante l'ora propizia, non rondine la sarebbe soltanto il cielo senza nulla. Gregorio se n'era andato in un modo, tanto tempo prima, perché non ne conosceva un altro, per non vedere le cose diventate così diverse da come erano state fino a quel momento. Naturalmente l'aveva fatto prima che fosse giorno e non era la prima volta. Non appena, anche se non appena si cominciò a parlare, nessuno di noi immaginava quando e in che forma sarebbe ricomparso, aspettandoci di rivedercelo davanti più o meno nelle stesse ore mattutine e con gli stessi panni addosso, come era accaduto nel periodo, sebbene allora non avesse neanche 50 anni. Mai però era andato alla ricerca di qualcosa e tanto meno di una fortuna. Semplicemente spariva perché non ne poteva più. C'era dentro qualcosa che gli diceva che era arrivato il momento sia di andare che di tornare. E ne